L'emergenza sanitaria potrebbe sfuggirci di mano in poche ore. Serve un risk manager subito a gestire la sanità teramana. Lo invoca a gran voce il sindaco di Taramo, Gian Guido d'Alberto, dopo che il contagio da covid-19 ha interessato alcuni medici e infermieri dell'ospedale Mazzini. Per D'Alberto la carenza di operatività dell'ASL di Teramo non riguarda il settore manageriale, ma soprattutto quello della gestione sanitaria. In città ci sono 23 casi positivi, 5 ricoverati e 18 in isolamento domiciliare. E se ci sarà un aumento di contagi potrebbe essere a causa del diffondersi del virus tra gli operatori sanitari del Mazzini. D'Alberto ricorda che le richieste d'aiuto di chi lavorava in prima linea in ospedale erano già note due settimane fa. Venivano richiesti i protocolli sanitari ad hoc per evitare il rischio di contagio soprattutto tra medici e infermieri, cosa che purtroppo è avvenuta e non solo a Teramo. Una critica dura quella del sindaco d'Alberto alla direzione sanitaria dell'Asla di Teramo, che in questa emergenza non avrebbe operato con tempestività. Intanto il direttore generale Maurizio Di Giosia ha già disposto una riorganizzazione del dipartimento del cuore del Mazzini dopo che un medico del reparto dell'UTIC è risultato positivo al coronavirus per aver curato un malato infartuato e affetto dal virus. Attrezzata una sala operatoria di emodinamica con ingresso dedicato. Tutto il reparto di cardiochirurgia, 22 posti letto e la rianimazione pediatrica, 3 posti letto, saranno destinati ai pazienti Covid, mentre gli altri pazienti non positivi saranno ricoverati in UTIC e in cardiologia. Intanto Teramo è in attesa del Zumab, farmaco già arrivato all'ospedale San Salvatore di Atri. Ultima invocazione del sindaco d'Alberto. Nessuna discriminazione tra ospedali. I medicinali per la cura del Covid-19 devono essere disponibili subito per tutti.